Partita, Sì, ok, ci anche. siamo. Ritorno. Dovreste vedere l'applicazione. Vedi la mia presentazione? Sì. Sì, ok, perfetto. Va bene. Allora, stavo dicendo, benvenuti a tutti quanti. Questo è il secondo incontro relativo al webinar dell'anno scolastico 2020-2021 organizzato dai formatori di Cube Italia. E vi ringraziamo moltissimo della partecipazione e sapete che nella prima parte abbiamo sempre una breve introduzione proprio su T-Cube e sulle indicazioni. Quindi credo che possiamo partire. Ok, come dicevo, sono Virginia Alberti e sono uno dei formatori T-Cube per la Lombardia. Allora, questa è il secondo incontro, come vi dicevo, e nell'incontro parleremo di funzioni grafici, introduzione alla derivata di una funzione e il nostro relatore sarà Luigi Tomasi, anche lui formatore T-Cube. Come vi dicevo, noi siamo T-Cube Italia e siamo insegnanti che insegnano con le tecnologie e i formatori T-Cube sono praticamente aderenti a T-Cube Europe e al gruppo di T-Cube a livello mondiale, ma dal 1 gennaio del 2018 T-Cube Europe è proprio partner di Campus Sora Academy e fa parte appunto, come vi dicevo, del progetto mondiale della Texas Instruments per la formazione in tutto il mondo di docenti ed educatori sulle tecnologie della Texas Instruments. T-Cube Europe è un'associazione STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, e fa parte e aggrega gli insegnanti in tutta Europa ed è presente in 12 paesi. Diciamo che T-Cube Europe ha un ruolo molto forte in Europa anche per quanto riguarda la partnership che ha con la comunità europea, proprio perché appoggia quello che è tutto il progetto di formazione sulle STEM, anche sulle STEAM, della comunità europea. E difatti voi potreste trovare sulle varie piattaforme di formazione, European School Net, School Gateway, e anche supporta, diciamo, quello che è il gruppo di formatori Scientix, che fanno parte del gruppo di ambassador di questa associazione europea. Quindi T-Cube lavora direttamente con università, istituti di pedagogia, associazioni di insegnanti ed è proprio parte integrante della Campus Sora Academy. La formazione che viene offerta è proprio una formazione certificata e sviluppa quindi del materiale didattico. Quindi il materiale didattico italiano è sviluppato proprio dai formatori di T-Cube Italia. Noi vi condivideremo tutti questi materiali in varie modalità e dopo vi daremo spiegazione. Allora, l'esperienza di T-Cube è ventennale e l'intento è proprio quello di accompagnare le generazioni al cambiamento didattico, curricolare e nello sviluppo di competenze. E penso che proprio in questo momento di pandemia l'apporto che possa dare, che può dare T-Cube e Europe con la formazione sia veramente importante perché con la crisi che si sta manifestando, rimanere al passo e rispondere a quelle che sono le esigenze attuali sarà veramente un momento che ci vedrà in gioco tutti quanti. Questi sono i formatori di T-Cube Italia, i volti li riconoscete sicuramente, ci sono tantissimi ricercatori, professori, insegnanti che si sono spesi in formazioni veramente importanti e in progetti di ricerca. E quindi io sono molto fiera di farne parte insieme a tutti i colleghi, community, e speriamo di darvi quelle indicazioni operative, quegli spunti che potrebbero essere eventualmente importanti da questo punto di vista.
Il nuovo ciclo di webinar per il quale siamo qui è partito martedì scorso con sempre un webinar di Luigi Tomasi ed era sulle funzioni sinusoidali e proprio trattava questo argomento. Abbiamo fatto la registrazione del incontro e ci scusiamo se per caso voi non l'avete trovata, ma c'è stato un momento un disguido, proprio perché il materiale italiano viene gestito da T-Cube Europe. Ci hanno manifestato praticamente le loro scuse e stanno provvedendo al più presto a rimettere praticamente una registrazione che è quella ultima dell'anno scolastico precedente del 3 di giugno, inserendo tutti i materiali e poi allegando nuovamente la registrazione al webinar di Luigi nella pagina dedicata con tutti i materiali, presentazione. E poi anche i file TNS che voi potete utilizzare sotto il Creative Commons 4.0, quindi basta citarli, poi vi potete manipolare, proprio quella l'idea di lavorare in quella direzione. Quindi questi sono i webinar prossimi, ma voi li vedete linkati e indicati fino al 15 dicembre, ma a breve uscirà anche il nuovissimo calendario, quello dell'anno 2021, dove con scadenza circa 10-15 giorni noi faremo degli incontri per tutti i 5 mesi e mezzo del 2021 relativi all'anno scolastico 2020-2021. Questa è la sezione dedicata ai webinars che voi trovate andando sotto la voce insegnanti, ma Raffaella Fitz che è qui con noi oggi vi farà vedere, nel quale potete guardare la sezione dei webinar registrati e anche iscrivermi ai webinar successivi. Eccola qua la sezione di webinar. Allora, il prossimo incontro sarà mercoledì 25 novembre alle ore 17 e sarà con noi Donatella Falciai, sempre formatore con noi, e parlerà di moto in campo magnetico. Ci avete richiesto di fare anche degli incontri differenziati e degli incontri per il biennio. Sicuramente introduzione al concetto di grafico con le trasformazioni geometriche lo avrete dal 2 di dicembre, ma abbiamo previsto a gennaio di entrare nel merito anche in questa situazione. Magari faremo dei topic sia per il primo che per il secondo biennio. La tematica del prossimo incontro la vedete elencata cliccando. Quando cliccate su Scopri di più, andate nella scheda di presentazione del web. E dove potete direttamente partecipare. E questa è la schermata del webinar col QR code. Vi potete iscrivere usando l'URL, ma prossimamente entrerà. La password è sempre la stessa, T-Cube Italia. L'agenda dell'incontro vede funzione grafica, introduzione alla derivata di una funzione, mi scuso per l'errore. Luigi, vi anticipo, ha preparato veramente moltissimi spunti e come al suo solito e moltissime metterà a disposizione moltissimi file per la calcolatrice. Quindi speriamo che effettivamente voi riusciate a creare un ricco database da condividere con i vostri studenti e con i vostri colleghi. Le funzionalità, gli obiettivi della formazione di questa giornata sono comprendere le funzionalità del software per supportare la didattica a distanza e coinvolgere la didattica in presenza, perché ovviamente il calcolatore a distanza adesso e se i vostri studenti volessero provare avranno i 30 giorni di software gratuito nel caso in cui non abbiano acquistato la calcolatrice, non abbiano a disposizione e quindi sicuramente degli spunti per quando ritorneremo in presenza, ma anche adesso. Poi altro obiettivo sarà comprendere le potenzialità degli ambienti del software con un approccio didattico laboratoriale finalizzato a superare il problem solving, una delle cose richiestissime, e poi utilizzare i menu degli ambienti della TeamSpire CX2 per implementare le potenzialità didattiche relativamente a quello che è il contenuto di questo incontro. Sappiamo che le modalità d'uso sono differenti a seconda delle nostre capacità, per cui sicuramente avremo questa opzione. Vado a dare il potere a Luigi. Aspetta,
Adesso ritorno. Luigi, ci sei? Grazie. Sì, mollo la condivisione e ti do il potere. Vai. Ok, Sì, vediamo se ecco, riesco a condividere. esattamente. Adesso chiudiamo un attimo la registrazione e a Mutulisk. Ci scusiamo un secondo, ma abbiamo optato per questa soluzione perché sappiamo che in questi giorni la rete è sotto stress. E quindi per evitare qualsiasi problema andiamo cauti. Buon lavoro, Luigi. Adesso Grazie, sì. arrivo. Cioè che la rete. Buonasera a tutti intanto. Allora, io spero che si veda, che si senta, perché. Ecco, non è ancora condivisa la presentazione, Luigi. Ok, adesso sì, puoi andare. Va bene. C'è un problema, sì, deve arrivare il Sì, segnale. è un attimo lenta, ma tranquillo. Vai. Allora, grazie della presentazione. Allora, naturalmente l'introduzione è un po' simile a quella di altri seminari. Queste calcolatrici sono una sintesi delle potenzialità che offerte dai software di geometria dinamica, elettronici e non solo da questi, vedremo. Si trovano quindi queste potenzialità di queste calcolatrici grafiche, hanno il vantaggio di poter essere utilizzate con molta flessibilità e attività, sia per quel che riguarda gli spazi, utilizzo in classe, ahimè in questo periodo non c'è, e che riguarda i tempi, non c'è necessità di trasferirsi in laboratorio, eccetera. E hanno il notevole vantaggio di essere permesse all'esame. L'obiettivo di oggi è, questo è il secondo webinar, come ha già detto Virginia, per tutto l'anno scolastico, e io ho il software Teamspire CX Premium Teacher, che è disponibile gratuitamente per gli insegnanti in Italia. E volevo fornire alcuni spunti, insomma, userò alcune applicazioni che sono all'interno della calcolatrice e conviene che ci spostiamo sugli esempi che volevo fare. Il software va utilizzato dall'insegnante assieme alla calcolatrice, perché quel che si fa sulla calcolatrice lo si può trasportare all'interno del software e viceversa, quello che si fa nel software si può trasferire sulla calcolatrice. Uso prevalentemente l'applicazione Grafici, però insomma assieme a degli altri, in particolare Geometria, Notes e anche l'ambiente di calcolo, insomma, che si chiama calcolatrice. Allora, vediamo un po' le funzioni, i loro grafici e la velocità di variazione di una funzione. Ovviamente sono temi centrali del curriculum, non occorre che vediamo, insomma, le indicazioni nazionali, le linee guida, sia per i licei che per gli istituti tecnici che per gli istituti professionali, insistono in maniera molto estesa sul concetto di funzione, giustamente sui grafici, e qui sono argomenti che vanno proposti in tutte le classi. Qui faccio una citazione testuale: lo studente apprende a analizzare sia graficamente che analiticamente le principali funzioni e sa operare su funzioni composte e inverse. Un tema importante di studio sarà il concetto di velocità di variazione di un. C'è questa espressione molto interessante, velocità di variazione di un processo rappresentato mediante una funzione. La calcolatrice grafica permette di affrontare questi argomenti fin dai primi anni della scuola secondaria di secondo grado. Quindi non c'è bisogno, per parlare di crescita, decrescita, che ne so, massimo o minimo, di arrivare ad avere a disposizione l'analisi matematica.
Addirittura nell'ambiente grafici abbiamo proprio un sottomenu che è specifico che si chiama analizza grafico. Questo analizza grafico contiene, per esempio, trovare gli zeri di una funzione, trovare i massimi, i minimi, le intersezioni con gli assi, si può fare una traccia del grafico e così via. Quindi, se si chiama calcolatrice grafica, insomma, ha dei tantissimi strumenti per studiare questi argomenti. Allora, come variano le funzioni? Variano le funzioni? Beh, insomma, bisognerebbe dire ognuno, ognuna varia a modo suo. Allora, si potrebbe cominciare a vedere come variano le rette. Beh, le rette sono poco interessanti, cioè le funzioni lineari variano in maniera, se io incremento la x in maniera costante, insomma, l'incremento della y è costante anch'esso. Come varia la funzione x al quadrato? Come varia la funzione x al cubo? Prendo alcune funzioni che di sicuro tutti devono conoscere, insomma, che fanno un po' parte della cultura, diciamo, matematica di tutti, oserei dire del cittadino. Come varia la funzione 2 alla x? Cosa significa che c'è stata una variazione del 100%, per esempio? Ecco, questi sono discorsi introduttivi per parlare delle variazioni di una funzione. Allora bisognerà capire che quando c'è un aumento del 100% vuol dire che c'è qualcosa che è raddoppiato. Siamo in un periodo di pandemia e si dice la curva sta rallentando, la curva si sta raffreddando. Che ne so, ho sentito oggi, la curva si sta raffreddando, sta rallentando. Che cosa significa? Come si matematizza questa cosa qui? Ormai le curve, insomma, sono diventate, le variazioni sono diventate, insomma, discorsi ormai comuni. Come cresce una superficie, per esempio, potrebbe dire, come variano le funzioni, per esempio, si potrebbe considerare un pallone aerostatico di forma sferica e supponiamo che il raggio cresca linearmente quando noi, insomma, immettiamo del gas più leggero dell'aria, il raggio supponiamo che stia crescendo linearmente, sia quindi un'espansione. Come cresce la sua superficie? Bene, come cresce il volume di questo pallone? Ecco, sono degli esempi, ma se ne possono trovare, insomma, tantissimi, dove si vanno a studiare le variazioni di una funzione. In questi giorni, come cresce una popolazione? Come cresce anche una pandemia? Se non. La crescita di una popolazione con risorse abbondanti è una crescita esponenziale. Cosa significa crescita esponenziale? Come descrivere le variazioni di una curva esponenziale? Variazioni, linguaggio comune, ci sono anche degli errori. Significa che in una settimana c'è stata una crescita del 100%, per esempio, vuol dire che è qualcosa che sta raddoppiando, come dicevo prima. Come esprimere che una curva sta rallentando? Senso parlare di una diminuzione perché sembra che un politico abbia detto che c'è stata una diminuzione, non so di cosa, del 110%. Ha senso una frase del genere, una diminuzione del 110%? E quindi è importante, a volte non hanno problemi solo gli allievi. Adesso questa è una parte un po' introduttiva, insomma. Qui è un articolo un po' vecchiotto di un anno e mezzo fa. Allora, discalculia. I ragazzi sono in difficoltà in matematica, che hanno difficoltà in matematica raddoppiano più 50% in 4 anni. Ecco, qui è un giornalista, una giornalista, non lo so, Corriere della Sera, che dice che il fenomeno è raddoppiato con un aumento del 50%. Quindi se i nostri allievi a volte sbagliano, dobbiamo essere un po' indulgenti. Vabbè, allora come varia una funzione f di x? Variazioni a passo costante. Si introduce di solito il tasso medio di variazione. Nella didattica questo tasso medio di variazione molto spesso viene chiamato rapporto incrementale.
Invece è più bello chiamarlo tasso medio di variazione, soprattutto in fisica, quindi il concetto di velocità media. Vediamo, si introduce il tasso medio di variazione di una funzione del tempo, poi si generalizza rispetto a una variabile x. Quindi, utilizzando il cursore a scorrimento, facciamo diventare h molto piccolo. Quindi adesso io passerò ad alcuni file in cui vado ad esaminare esattamente questo tasso di variazione. La multa per eccesso di velocità viene data sulla velocità media o sulla velocità istantanea? Qui sanno rispondere tutti gli allievi. Però è difficile matematizzare. Cosa significa velocità istantanea? Matematizzare il limite di velocità. Cosa vuol dire matematizzare il limite di velocità? A un certo punto bisognerà arrivare, che per matematizzare una velocità occorre arrivare alla derivata. Va bene, allora adesso forse ci conviene passare a qualche esempio con l'uso del software. Allora io avevo preparato alcuni materiali sui grafici, vediamo un po'. Allora, sui grafici, derivata sui grafici, vediamo un po' cosa possiamo proporre. Allora, si può proporre la derivata grafica di una funzione. Adesso non ho il file giusto, scusate, ho fatto un po' di confusione, però adesso lo trovo. Allora, funzioni e grafici. Per esempio, all'esame di liceo scientifico nel 2019, il quesito 1, richiedeva una certa capacità grafica, diciamo, determinare una, non la, determinare una funzione razionale tratta che abbia input in x uguale a 3, in x uguale a meno 3, y uguale a 5, intersechi l'asse delle x in x uguale a 0 e in x uguale a 12 quinti. Allora, andando a ragionare, si vedeva che questa funzione, magari aggiungiamo in pagina grafici, quindi control doc, e aggiungiamo una pagina di grafici. Mi viene proposto f1 di x. Allora, dopo vari ragionamenti, si scopriva che questa funzione doveva essere x per 5x meno 12 diviso, un'aperta tonda, x elevato al quadrato e meno 9, perché si deve avere asintoti. Una, questa è la più semplice, diciamo, funzione. Ecco, adesso mi crea un problema, quindi faccio file, nuovo, si vede che avevo già memorizzato una variabile, nuovo documento, aggiungi grafici e allora vediamo se riesco a farla qui, x, se no passo ad altri esempi, 5x meno 12 diviso, aperta tonda, dicevo x al quadrato meno, meno 9, vediamo un po'. Allora, invio, niente, non la vuole, questa variabile non la vuole. Allora, mi dispiace, devo fare un nuovo aggiungi grafici. Non vuole questa funzione, si vede che è già memorizzata un'altra funzione al suo posto. Niente, mi dispiace, vediamo un po'. Non lo so quale sia il motivo di questo problema. Forse avevo già una variabile, bisognerebbe adesso, non ho il tempo di pulire la memoria completamente. Allora passiamo a questo secondo file, vediamolo un attimo. Allora io vorrei vedere come cresce la funzione x al quadrato. Allora io mi sono preparato, ho aggiunto una pagina che dove c'è un disegnino, l'area di un quadrato, suppongo di aumentare il lato di un certo delta x e vado a vedere come aumenta l'area.
Allora, supponiamo di prendere come lato 0, poi 1, cioè di incrementare il lato, per esempio se fosse in metri, sempre di 1, e andiamo a vedere l'area. Allora, qui ho un foglio elettronico, insomma, vado a vedere l'area, poi mi metto in questa colonna e scrivo uguale il contenuto di questa cella meno il contenuto di quest'altra cella qui. Ovviamente lo so fare anche a mente, 1 meno 0, 1. Quindi vorrei andare a vedere gli incrementi adesso dell'area, no? 1, 3, 5, 7 e così via. Quindi io vedo i successivi numeri dispari, d'accordo? Quindi copiando verso il basso, io vedo che l'area aumenta sempre 1, 2, 3. Insomma, ho una successione di numeri dispari. Se vado a vedere le differenze seconde, quindi devo mettermi in questa casella qui per poterlo fare, allora C3, il contenuto di C3 meno il contenuto della cella precedente, e anche se vedo che insomma è 2, se io vado a vedere insomma l'incremento, l'incremento è sempre, come vediamo, l'incremento è sempre 2. Sì, i numeri dispari, quindi l'incremento è continuamente 2. Quindi, se adesso andassi a fare le differenze terze, ovviamente troverei 0. Allora, questo è un argomento piuttosto interessante. Vediamo un po', come cresce invece x al cubo. Allora, qui ho fatto la stessa tabella e quindi vado a vedere, l'ho già compilata per guadagnare un po' di tempo e anche per evitare, insomma, evitare problemi come quelli di prima. Allora, se vado a vedere le differenze, qui ho 0, il volume vale 0. Supponiamo che sia il volume di un cubo. E 1, il volume vale 1. 2, il volume vale 8 e così via. E vado a vedere le differenze prime. Differenze prime vuol dire 1 meno 0, 8 meno 1, tengo 1, 7, come vediamo, 19, 37 e così via. Poi vado a calcolarmi che cosa? Vado a calcolare le differenze seconde. Quindi 7 meno 1, quindi qui ho memorizzato insomma una formula e l'ho copiata verso il basso. 19 meno 7, comincio a capire che le differenze seconde sono in progressione aritmetica di ragione 6. Poi vado a fare le differenze terze. Allora, differenze terze, ottengo, se ho detto che sono in progressione aritmetica, ottengo costantemente 6. Costante. Allora, qui potrei anche passare ai grafici, per esempio, aggiungere una pagina tipografici, quindi dovrei fare CTRL DOC e aggiungere grafici e poi menu della pagina di grafici e dovrei inserire un diagramma di dispersione. Il diagramma di dispersione mi chiede cosa vuoi per X. Allora mi pare che l'avessi chiamato lato, però non lo riconosce, spigolo. Non ricordo più come l'avevo chiamato, quindi torno indietro e vado a leggere cosa avevo scritto. Scusate un momento, cosa avevo scritto? Non avevo scritto niente, per quello che non lo ricordo. Allora lo chiamate, chiamiamo lato, bisognerebbe chiamarlo spigolo, però insomma va bene. Allora, metti al posto della variabile x il lato, al posto della variabile y, per esempio il volume, e andiamo a vedere il grafico. Questo grafico qui naturalmente è un grafico che sappiamo bene com'è fatto, è un grafico di una funzione discreta, insomma di terzo grado, e se andassimo a fare il grafico delle differenze seconde, o differenze prime, per esempio di x, allora qui metto il lato del cubo al posto della x e qui metto le differenze prime, per esempio,
allora trovo un andamento di questo tipo. Se andassi a fare il grafico di lato e le differenze seconde, DIF2, chi lo riconosce, trovo che è una retta passante per l'origine. Naturalmente, se facessi le differenze quarte, se facessi le differenze quarte, cos'è che trovo? Trovo zero. Allora, questo ci sospettisce, naturalmente, ci fa capire cosa diventeranno queste variazioni quando. Allora, vediamo un po', se io passassi a un altro tipo di funzione. Per esempio, passiamo alle variazioni di 2 alla x. 2 alla x, allora vediamolo un po', come cresce 2 alla x? Naturalmente come cresce con incrementi della x a passo costante. Quindi io ho 0, 1, 2, 3, quindi il delta x è costante, e vado a vedere il numero dei contagiati, serve con chi fosse 2. 2, 4, 8, 16. Allora, le differenze prime, ovviamente dovrei prendere questo e sottrarre che cosa? Il contenuto di questa cella e poi copiare verso il basso questa cosa qui. Allora, qui c'è un fenomeno diverso da quello di prima, cioè le differenze prime diventano di nuovo 1, 2, 4, 8. 16, 32, 64. Se andassi a fare le differenze seconde, allora questa è una funzione del tutto diversa da quelle di prima, ovviamente, che erano funzioni potenza, come ci pensate, no? E qui se ricopiassi la formula verso il basso, ovviamente ritroverei che cosa? Ritroverei 1, 2, 4 di nuovo, quindi troverei la stessa cosa che ho visto prima. Quindi se io ricopio verso il basso questa cosa qui, ritrovo la progressione geometrica che avevo visto prima. Quindi lo strumento delle differenze finite è molto interessante per capire che cosa che è stato introdotto da Newton, è molto interessante per capire l'andamento di queste funzioni qui. Se adesso facciamo sul gioco di prima, cioè aggiungo una pagina di tipo grafici e poi menu e voglio inserire un diagramma di azione. Allora, al posto della variabile x mettiamo il tempo e qui mettiamo nconf perché questo è un esempio che ho adattato sulla situazione attuale. Allora, ovviamente qui che tipo di grafico mi risulta? Abbiamo detto che è un esponenziale. Se vado a graficare, ditemi, il grafico control doc, scusate, il grafico sempre sulla stessa pagina, è interessante farlo, quindi menu. Inserimento di un diagramma di espressione e vado a tempo qui e qui vado a mettere le differenze prime, vediamo un po', differenze prime, vorrei scrivere qui, differenze prime, allora io vedo che si ottiene un grafico che è ancora del tutto sovrapponibile con quello precedente, tanto è vero che se io qui inserisco una funzione x va proprio, quindi le differenze prime sono la stessa funzione traslata verso destra di un periodo di tempo. Questa è tutt'altro tipo di ovviamente tutt'altro tipo di variazione rispetto alle altre due che avevo analizzato. Adesso voglio introdurre il tasso di variazione medio di una funzione. Allora, come si fa? Si crea una funzione, per esempio, io mi sono creato quale funzione? Una semplice cubica, x al cubo meno x al quadrato più 1. Quindi si fa tab,
prendendo tab si può inserire una funzione e do quello che ho fatto preventivamente. Poi ho creato uno slider che si chiama ISCON0, ISCON0 che va da meno 5 a 5 circa, no, in questo caso da meno 5, e un altro slider che è H. Poi mi sono creato un punto che ha proprio per ascissa ISCON0. Adesso io vorrei creare un altro punto, l'ho spiegato nella pagina precedente, un altro punto che abbia coordinate ISCON0 più H, FISCON0 più H. Insomma, un punto un po' più, oppure un po' più indietro di P. Allora, come si fa? Si usa menu geometria. Punti e linee, quindi indica un punto tramite le coordinate. Allora, questo punto deve avere per ascissa, ISCON0, il mio slider, insomma più H, vediamo se lo prende, e deve avere come ordinata F, è andato proprio a X con 0, va bene, F ISCON 0. Vediamo se va bene. Ok, quindi ha creato il punto che volevo io. Questo punto è etichetta, lo chiamiamo Q, come si fa quando si spiega la lavagna. Benissimo. Allora adesso menu geometria, vediamo un po', punti e linee, volevo disegnare la retta che va da P a Q, magari la coloriamo. Coloriamo di rosso, che così si vede meglio. Colore, linea, vediamo, rosso. Benissimo. Allora adesso io ho uno strumento che mi fa vedere incremento costante. Potrei chiedere anche la pendenza di questa retta. Pendenza di questa retta, quindi menu, geometria, di nuovo, misura di questa retta. Allora, la pendenza è in questo caso circa 0. Questo qui magari lo chiamo M, come si usa a fare pendenza della retta. Allora io vedo che, ed è la pendenza media che c'è tra P e Q. Ovviamente se io cambio H, cambierà. Insomma, dalla retta tangente posso passare dalla retta seccante, scusate, posso passare alla retta tangente e dare un'idea. Naturalmente, se sposto il punto, cambierà la pendenza media. Quindi, questo serve per introdurre, insomma, che cos'è la pendenza media e poi per che cosa sarà la pendenza istantanea da un punto di vista geometrico, da un punto di vista geometrico, oppure se voglio parlarne dal punto di vista anche fisico, potrei farlo come della media. Qui, per esempio, se H lo prendo molto piccolo, vedere la pendenza circa. La pendenza della retta quasi tangente, diciamo, ecco, quasi tangente. Quindi se questo punto lo sposto un po' più avanti, allora qui ho usato i potenti mezzi sempre della finestra di geometria, che ho trasportato sull'asse delle Y il valore di M, si chiama trasporto di misura. E quindi mi creo un punto P' che ha per coordinate l'ascissa del punto P, l'ascissa del punto P, e per ordinata proprio la pendenza della. Facciamola un po' più vicina. Ok, un po' più vicina. Quindi c'è H, è quasi tangente. H è un centesimo in questo caso. Adesso viene accendere la traccia di che cosa? La traccia, sempre geometria. E quindi fare oppure semplicemente con il menu contestuale traccia di geometria di quel punto lì e provare a spostarli e quindi avere un'idea come traccia di quale funzione si genera, insomma, si genera, sembrerebbe una parabola. Quindi questo è il grafico della pendenza media. Bisogna
della retta, di questa retta qui che si sta muovendo. Vediamo oltre, si può andare più avanti. Allora, grafico con nuovo geometrico, vediamo un po', grafico della derivata come nuovo geometrico. Allora, a me piace molto sempre introdurre questo concetto, nuovo geometrico, anche come nuovo geometrico, il concetto. Quindi ci stiamo spostando adesso dal concetto di derivata in un punto al concetto di funzione derivata. Di solito non si mette in luce questo passaggio. Quindi dalla derivata in un punto alla derivata come funzione. Vediamo un attimo. Allora, derivata grafica di una funzione, creare una pagina di grafici, premere il tasto Tab, disegnare il grafico di una funzione, per esempio, del seno di x. Va bene, io qui l'ho già fatto, mi sono già creato il seno di x e ho creato un punto stavolta a piacere sopra il grafico. Poi, creare un punto sul grafico, chiedere la derivata approssimata in p. Allora, questa calcolatrice, la calcolatrice a cui mi sto riferendo, non è CAS, però ha la possibilità di darmi la derivata approssimata in un punto. Come si fa a farsi dare la derivata approssimata in un punto? Allora, si può vedere, insomma, menu, vediamo un po'. Analizza il grafico di y su dx, cioè se io mi metto qui un punto, mi creo un punto, compare questo 0.705, magari questo lo cancelliamo, questo qui lo nomino p, così facciamo di sana pianta i passaggi. Allora voi vedete che c'è questo numerino qui che cambia a seconda del punto. Che cosa? È proprio la pendenza della retta tangente. Come si fa a visualizzare la retta tangente? Geometria, punti e linee, l'ho perso, scusatemi, annullo. Allora, geometria, punti e linee, c'è tangente. Tangente nel punto P. Compare questa doppia freccia che insomma. Ho cambiato la funzione, non voglio cambiarla per il momento, e compare la retta tangente e compare qualcosa di dinamico che voi vedete. E questo numero qui che cos'è? Ci si può fare, insomma, andare lì e rinominarlo in qualche modo, chiamarlo M, questo numero qui. Allora io posso esaminare che cosa? Dinamicamente la pendenza su una funzione. Naturalmente questa funzione la posso anche modificare, eccetera, perché come sapete basta prendere, trascinarla e posso traslarla e così via. Però adesso non è questo l'obiettivo che mi ponevo. Adesso ho disegnato la retta tangente, ho chiamato M la pendenza della retta tangente, e creo un punto, quindi trasporto, prendo il numero m che è la pendenza di questa retta tangente, lo trasporto sull'asse delle y. Come si fa? Menu, geometria, misura, scusate, costruzione, trasporto di misura. Con trasporto di misura io posso insomma, trasportare questo sull'asse delle y. Mando una retta parallela all'asse X, una retta parallela all'asse Y, trovo un punto P'. Se io chiedo un punto P', il luogo, quindi luogo geometrico, costruzione luogo geometrico di questo punto P', al variare di P, mi nasce che cosa? Mi nasce come luogo geometrico che cosa? Come luogo geometrico nasce la derivata. Naturalmente questo è un modo lungo per fare la derivata, però è molto significativo. Però fatto una volta,
Poi avete uno strumento molto simpatico per trovare graficamente la derivata in modo grafico. Quindi qui se io cambiassi, devo prima uscire dal menu dove sono. Se io questa funzione, seno di 2x, vediamo più cos di x, ovviamente la costruzione che ho fatto rimane valida e posso tornare, qui la derivata è negativa, vediamo poi è positiva, qui la derivata è circa 0, qui la derivata è negativa, insomma io vedo contemporaneamente nascere che cosa? Nascere il grafico della derivata esaminando la funzione. Naturalmente c'è, con questa calcolatrice c'è un modo molto più veloce di fare la derivata, di ottenere il grafico. Allora, la calcolatrice è una calcolatrice non CAS, però è in grado di farmi il grafico della derivata prima al volo. Io ho voluto arrivarci in maniera più didattica tramite il concetto per dare maggiormente l'idea. Però se io volessi il grafico di questa funzione, si chiama il grafico della derivata. Potrei chiamare questa funzione, beh, lui mi propone F3, potrei adesso dirgli fammi la derivata della funzione, quindi clicco sulla palette, insomma, degli schemi di funzioni e vado in cerca della derivata prima, è questa. La scrive con la notazione, insomma, inglese, tassone d su dx, che si usa prevalentemente in fisica, della nostra funzione. Nel frattempo non mi ricordo più come si chiamasse. Allora, siccome non mi ricordo più come si chiamava, gli dico fammi la derivata proprio del seno di x. Però sarebbe bene che io sapessi come si chiama questa funzione. Quindi annullo tutto, si chiamava semplicemente f. Quindi ricomincio da capo, quindi premo il tasto Tab, clicco sulla palette delle funzioni, derivata prima rispetto a x, di quale funzione? Della funzione f di x. D'accordo? Allora, voi vedete che immediatamente mi disegna il grafico della derivata prima. Scusate un momento, volevo cambiarla di colore in modo che si veda un po' di più questa derivata prima. Allora, la calcolatrice è non CAS, non mi dà simbolicamente la derivata di questa funzione, cioè l'allievo deve sapere, insomma, se usa questa calcolatrice, deve sapere che la derivata di questa funzione è 2 volte il coseno di 2x meno sen x, lo deve sapere lui. Però la calcolatrice, non so se vedete, mi dà esattamente già il grafico della derivata prima, se io voglio. E posso anche chiedere gli zeri, potrei analizzare, analizza grafico, potrei trovare gli zeri della derivata prima. D'accordo? Cioè andare a vedere, prima devo selezionare la funzione. Qui c'è uno zero della derivata prima. Poi un po' analizza grafico 0, potrei andare a esaminare. Quindi, nonostante la calcolatrice sia una calcolatrice non CAS, però permette, se uno ha capito, se uno studente ha capito come si fa, insomma, permette di disegnare il grafico della derivata prima, il grafico della derivata seconda, di trovare gli zeri approssimati e così via. E qualche volta anche esatti. Naturalmente anche calcolare la derivata in maniera, per esempio, derivata voglio sapere in un punto, per esempio, voglio la derivata di una funzione f di x calcolata nel punto x uguale a p. Mi risponde in modalità esatta. Pur essendo non CAS, adesso provo a chiedere un altro punto per x uguale, che ne so, a pi greco, chiedo la derivata per x uguale a pi greco.
quanto vale? Mi risponde che vale 2. Quando invece non do punti speciali, ovviamente, tipo gli dico voglio in 1 la derivata per x uguale a 1 di questa funzione goniometrica, ovviamente mi risponde il valore numerico. Quindi qui sto lavorando in aritmetica esatta, pur essendo una calcolatrice che non è CAS. Bene, allora qui adesso si potrebbe continuare con tanti altri esempi. Vediamo un po' quindi tasso di variazione medio. Vediamo un po' qualche altro, cito qualche esempio già pronto, insomma, vediamo, apri il documento. Adesso preferisco, adesso qui avevo preparato troppe cose, comunque, vediamo, volevo per esempio far vedere, sempre con l'idea di prima, la derivata di un logaritmo, quindi qui volevo in maniera dinamica. Allora io ho creato un punto, come avete visto, è lo stesso file di prima dove ho cambiato la funzione. Allora qui cosa volevo mettere in luce? Volevo mettere in luce che la derivata di un logaritmo, per esempio il logaritmo in base 2 di x, è sempre più piccola. Vederlo graficamente, naturalmente se ne può fare un'animazione di questo. Oppure si può chiedere, come ho fatto prima, direttamente la derivata del logaritmo. Oppure chiedere in un punto di calcolarmi in una pagina calcolatrice di calcolo, insomma, la derivata del logaritmo e andare a controllare il risultato. Vedete che in alcuni casi, naturalmente, mi risponde in modalità esatta, perché è in modalità esatta. Apri il documento, vediamo, adesso mi devo fermare, vediamo un ulteriore esempio, per esempio punti angolosi, adesso qui dovrei introduzione alla derivata, ma sono andato un po' troppo avanti. Consideriamo per esempio questa funzione, il valore assoluto del seno di x. Io ho voluto fare un'animazione, per a capire cosa significa avere un punto angoloso. Vedete qui ho disegnato il grafico della derivata prima e naturalmente chiederò ai miei allievi cosa succede quando c'è un punto angoloso, cosa succede al grafico della derivata prima. Che cosa succede? C'è una discontinuità di prima specie, insomma la derivata prima fa un salto. Bene, allora adesso io ritorno alla presentazione molto rapidamente per tirare qualche conclusione provvisoria, insomma, ecco. Qui non ho fatto in tempo a presentare altri esempi, però avrete tutti i materiali e anche i file già pronti, insomma. Allora, le conclusioni sono un po' le stesse di altri seminari che abbiamo visto assieme. Quindi queste attività illustrano, insomma, queste attività che ho presentato illustrano come usare l'ambiente grafico, l'ambiente geometria, eccetera, della calcolatrice per introdurre le funzioni, i grafici, le variazioni di una funzione e poi a un certo punto anche il concetto di derivata. Ripeto che con queste calcolatrici non c'è bisogno dell'analisi per cominciare ad esaminare i grafici delle funzioni più importanti, delle funzioni elementari, insomma, ecco. Naturalmente, in vista dell'esame, occorre sempre ricordare agli studenti che devono motivare i calcoli e non basta ricopiare i grafici dalla calcolatrice al compito d'esame, occorre motivare quello che si fa. E auguro buon lavoro, nonostante il periodo sia molto particolare, insomma, da tutti i punti di vista per la scuola. E auguro buon lavoro a tutti con questa calcolatrice e con il software che vi invito a scaricare e a provare a utilizzare, e sperando di tornare, insomma, in presenza. E comunque,
abbiamo delle attività che possono essere proposte anche a distanza, insomma, ecco, fino a un certo punto con l'uso del software. Con la calcolatrice invece bisognerebbe usare un po' il live, casomai in seminari insomma, che faremo avanti, vedremo anche questa possibilità. Grazie a tutti, scusate la lunghezza. Grazie. No. Luigi, grazie dell'interessante. Ti blocco un attimo, fermati, perché così riusciamo a Sì. entrare un attimo nel merito della situazione. Siccome i materiali su questa parte, sulle derivate, sono veramente ricchissimi e pronti, nel caso in cui ci fosse necessità, faremo un reply. Nel senso che richiamiamo e magari ritroviamo un secondo. Molto interessante, molto sul pezzo è stata la richiesta della costruzione come luogo geometrico che avevi già anticipato sulla funzione seno e così via. Adesso diamo la Esatto. parola, esatto, a Raffaella, tu tieni pure l'audio acceso per un attimo, così sai bene. Quanto ci viene richiesto. Ecco, richiedevano proprio degli step sulla presentazione. Dovresti avere Raffaella, tu puoi condividere nel frattempo. Ok? E quindi dicevo Luigi che la costruzione non è così scontata per alcuni, per cui volevano alcuni riferimenti, però li ho rassicurati, gli ho detto che i tuoi materiali sono ricchissimi, nel caso ci potranno scrivere ed entreremo maggiormente nel dettaglio sui dubbi, perché credo che il concetto di derivate, di non derivabilità, sia spiegato in questo modo molto efficace. Ok, a te la parola Raffaella. Grazie Luigi, comunque sempre dei grossissimi spunti e delle impostazioni molto didatticamente molto sul pezzo in questo momento. Grazie, Grazie. grazie. Sì. Mi sentite? Sì, ti Oh, sentiamo, Raffaele. perfetto, benissimo. Bene, innanzitutto grazie veramente, grazie mille a Luigi, come al solito tantissimi spunti, spero utilissimi per tutti voi. Grazie a Virginia e in questo, diciamo, secondo appuntamento vorrei fare proprio un ringraziamento specifico a Virginia, la quale, diciamo, è l'ideatrice e soprattutto la persona che sta seguendo nel dettaglio la parte diciamo dell'organizzazione di questi webinar che come voi sapete sicuramente che richiedono tempo, attenzione e dedizione. Quindi un grazie pubblico a Virginia e ovviamente a tutti i relatori che intervengono durante questi incontri. Io sono Raffaella Fitz. Molti di voi mi conoscono, sono qui come Campus Store, Campus Store e Texas Instruments sono una partnership che ormai è consolidata da più di 20 anni, è sempre stata Campus Store, è sempre stato diciamo, il distributore in Italia per la Texas Instruments. Campus Store è in Italia ed è stata fondata nel 1994. Ci conoscete perché serviamo praticamente tutte le scuole. In questo momento poi di grande fermento anche in tutto quello che sono stati finanziamenti per le scuole, pensiamo di esservi stati vicini anche con tantissimi webinar che trovate tutti i giorni, che facciamo tutti i giorni e che trovate anche nel nostro blog con materiali aggiornati. Diciamo, questa partnership, come tante altre partnership di Campus Store, come per esempio quella con Lego Education, o con Arduino, o con MakeBlock, fa parte di un progetto. Il progetto è quello di, diciamo, di scegliere le tecnologie che possono meglio, aiutare a sviluppare un apprendimento profondo, efficace e critico con i ragazzi. La tecnologia Texas Instruments è sicuramente una tecnologia particolare che ha portato dei grossi cambiamenti per chi la utilizza nella quotidianità della didattica della matematica.
Alcune cose sono state dette, ma io faccio il recap in qualche modo, no? Quindi ci tengo soprattutto a ricordarvi alcune cose. La prima è quella di sfruttare questo momento per apprendere e poi utilizzare subito con i ragazzi. E lo potete fare grazie alla possibilità di scaricare il software gratuito per gli insegnanti nel sito di TI. Quello che vedete quassù è praticamente, diciamo, l'elemento, la prima parte, education.ti.com/it, e tutto ciò che vi porta nel mondo della Texas. Quindi trovate qui, da quest'URL in avanti, trovate qui tutte le risorse che andiamo anche a vedere. E una tra queste, ritengo forse la più importante, è proprio la possibilità di utilizzare il software in remoto gratuito. Pensate a quello che ha fatto Luigi e pensate cosa voi potreste fare con argomenti molto simili con i vostri ragazzi e soprattutto come potete meglio visualizzare proprio in questo momento anche di didattica a distanza molti degli elementi di cui parlate quotidianamente. E un'altra fonte sempre estremamente importante e di nuovo l'URL principale education.ti.com sono le risorse di formazione e di supporto per voi. A partire proprio anche da risorse sul nostro sul canale. Questo, quello che trovate proprio già nella prima pagina, sono de dei tutorial per l'utilizzo della calcolatrice grafica TI Inspire 62T, fatti da Elia Bombardelli. Elia Bombardelli lo conoscete, lo conoscono soprattutto i vostri ragazzi, e proprio con la naturalità, con la precisione e con la sintesi che distinguono Elia, vi permette di avere praticamente un tutorial con tutti i principali capitoli delle funzionalità di utilizzo della calcolatrice, passo a passo, ma con estrema sintesi e estremo interesse. Questa è una fonte che potete utilizzare, una risorsa che potete utilizzare voi direttamente con i ragazzi, ma soprattutto consigliare ai ragazzi quando magari hanno bisogno di cose specifiche, che sappiamo che i ragazzi amano di più i video piuttosto che degli elementi, diciamo, o dei manuali, ecco, sicuramente. Quindi chiamiamolo un manuale online, ma sicuramente con le caratteristiche fatte con la precisione e l'interesse che può suscitare Elia. E anche questo lo trovate nella pagina education.ti.com, in pagina centrale, lo vedete, potete consigliare o seguire voi stessi. Altri tutorial, più che tutorial in questo caso proprio attività che trovate sempre all'interno delle nostre pagine, sono altri video di Elia Bombardelli e questi sono fatti, diciamo, più che un tutorial, sono alcuni esempi, alcuni spunti presi proprio delle ultime esami di maturità, chiamiamola, dalle quali appunto, vengono fatte alcune riflessioni su come utilizzare, come al meglio la calcolatrice possa aiutare i ragazzi durante la prova finale. E questo parlavamo appunto di risorse, diciamo, per i ragazzi in qualche modo. Passando alle risorse per voi, direttamente proprio di formazione, ecco, questi sono momenti, questi sono i nostri momenti, questi momenti di webinar che continueremo anche per tutto il 2021, ricercando anche quali sono gli argomenti che vi possono interessare di più. Quindi da questo punto di vista utilizzate la nostra chat per dire, anche per darci degli spunti. Noi abbiamo delle idee, ma sicuramente Virginia, Luigi e tutto il gruppo sono molto interessati anche a sapere quali sono alcuni degli argomenti che vorreste trattare. Non solo questo, ma anche possibilità di avere formazione online. Ovviamente abbiamo dovuto modificare i nostri format, non solo formazione in presenza, ma è diventata formazione online, una vera e propria sessione di formazione di 2 ore e mezza. Diciamo, vorremmo farla di 2 ore, poi Virginia, che ha fatto la sua prima, diciamo, esperienza l'altra settimana, forse 2 ore non sono sufficienti, le domande sono sempre tante, ma è proprio una formazione, come se venissimo da voi e sviluppiamo una formazione online. Penso, Virginia, poi puoi dire qualcosa, ma penso sia stata un'ottima esperienza, si riesce a seguire bene, anche grazie alla possibilità di avere
le calcolatrici comunque in prestito durante il periodo di formazione, durante la giornata di formazione e avere l'utilizzo del software. Certamente, Raffaella, adesso non ti interrompo, dopo facciamo 2 minuti, 5 minuti in cui ci troviamo e diamo alcune indicazioni operative. Ecco, quindi anche in questo caso vi lasciamo nelle nostre presentazioni anche il link dove potete compilare un format per richiedere la formazione oppure semplicemente scrivere a calcolatrici@mediadare.it. Altro elemento interessante, tanti spunti, no? Qui, quindi in questa chiusura. Un altro elemento interessante è un nuovo libro. Ecco, qui andiamo più sul cartaceo, forse più adatto in alcuni casi, adatto per un maggiore approfondimento da parte degli insegnanti. Diciamo i nostri formatori di Cube Italia, che presentano alcune potenzialità della TI Inspire 6. Le attività sono state scelte per descrivere ambienti specifici, per progettare percorsi didattici e anche in uno sviluppo proprio anche come spunto alcuni esempi pratici anche dell'esame di Stato. È una risorsa molto interessante e che assolutamente è consigliabile. E abbiamo pensato proprio per diciamo, avvicinare tutti quelli che possono alla calcolatrice grafica, abbiamo sviluppato un'offerta speciale per insegnanti, quindi gli insegnanti anche con la carta docente possono acquistare la calcolatrice TI Inspire 6 2T ad un prezzo per insegnanti e in omaggio verrà inviato il libro di cui abbiamo parlato. Quindi le due cose sono, diciamo, il pacchetto nella sua totalità è estremamente interessante proprio per avvicinarvi immediatamente allo strumento. Ci sono poi dei pacchetti che trovate sul nostro sito, dei pacchetti per 10, per 20 ragazzi, con la raccomandazione agli insegnanti, ai ragazzi. Molto spesso riceviamo richieste di ragazzi che si mettono insieme, 10, 20, e raccolgono i soldi anche attraverso magari il contatto dei genitori o anche la stessa scuola. Comunque raccolgono sufficienti gruppo da 10, un gruppo da più di 10, diciamo, e quindi riusciamo anche in questo caso a dare un trattamento anche in termini di economici interessante. E quindi spero di rincontrarvi tutti in qualche modo, ecco, spero veramente che possiate essere nuovamente con noi al prossimo incontro, la prossima settimana, il 25 di novembre. Sul sito education.ti.com, sotto webinar, trovate, come vi ha già accennato Virginia, trovate sia i webinar fatti, quindi potete anche eventualmente vedere quelli dell'altra settimana o anche quelli fatti prima dell'estate, oppure iscrivervi ai prossimi. Spero veramente di ritrovarvi tutti. Abbiamo detto quindi il 25 di novembre è il prossimo incontro. Potete comunque anche fruire sempre di questa registrazione. Come avete sentito all'inizio, abbiamo verificato, no, che la registrazione funzionasse in modo da essere tranquilli, da potervela rendere fruibile immediatamente. E direi che vi lascio, diciamo, alla chiusura di Virginia ed eventualmente ad alcune domande e vi aspetto al 25 di novembre. Grazie mille a tutti. Ok, Raffaella, chiedevano se con l'acquisto delle calcolatrici fatte il mese scorso si può avere si possono avere usato il plurale i libri. Capito che la proposta del libro sia per la calcolatrice docente. Esatto, Ok, esatto. esatto. Per cui se un insegnante ha comprato per i Mi propri fa studenti, sapere, può ci avere. manda. Sì, mi manda. Può mandarmi la. Se avete acquistato attraverso di noi, mi mandate la mail r.fitz, quella che trovate qua, chiocciolamediadiret.it. E diciamo, adesso stiamo raccogliendo tutte le richieste in questo ciclo di webinar e poi facciamo un invio magari tra una quindicina di giorni a tutti quelli che ce l'hanno chiesto. Che avete nel Certo. caso in cui sia stato fatto l'acquisto attraverso di noi nell'ultimo periodo, ecco. Comunque, questo è un pochino
l'obiettivo è comunque quello di darvi tanti strumenti. Certo, ho detto in apertura che abbiamo avuto un problema un attimo con la parte di webinar registrata, ma è stato un problema tecnico che stanno rimettendo a posto. Avrete tutti i materiali, anche quelli non presentati di Luigi, la presentazione complessiva, la presentazione settimana scorsa in PDF e la registrazione intera del webinar. Poi comunque potete sempre scriverci nel caso in cui aveste bisogno di spiegazioni su alcune istruzioni. Sarà nostra cura, se ci arrivano queste richieste, magari dedicare uno spazietto proprio all'interno del webinar successivo per fare il punto magari su alcune questioni che in alcune costruzioni o in alcune presentazioni magari c'è stato una richiesta, un'esigenza magari di ulteriore approfondimento. Siamo qui per questo e credo che Luigi sia assolutamente disponibile proprio perché sono frutto di esperienza pluriennale, proprio perché lui è uno dei primissimi, credo ancora dal 2010-2011, che utilizza proprio la Texas Instruments, la T-Inspire, e quindi è uno dei nostri guru, tra virgolette. Quindi effettivamente anche sulle sue pratiche d'uso abbiamo veramente un approfondimento. Lui usa la parte di documenti piuttosto che lo scratchpad, proprio perché geometria Luigi. Sì. Esatto, vai. Sì, qui la cosa bella è che la geometria è integrato nell'ambiente grafici, diciamo. Ecco. E quindi si può passare dall'uno all'altro e cose interessanti dal punto di vista dinamico. Ecco, l'altra cosa con il nostro, a confronto con il nostro competitor è che lo studente non ha sotto sempre il CASA che comunque si attiva e quindi alcune azioni proprio dal punto di vista matematico le deve finalizzare con la produzione e quindi essere a conoscenza di quello che è il significato matematico in questo contesto. E questa è la forza proprio di questa parte che abbiamo visto anche in evidenza. Due parole esclusivamente per la formazione. Con la formazione noi partecipiamo anche vostre piattaforme nel caso in cui voi aveste il desiderio di accedere. Abbiamo sempre a disposizione comunque questa piattaforma, la Webex di Texas Instruments per fare la formazione a distanza e quindi nel caso in cui voi voleste fare la registrazione di tutta la formazione a distanza col formatore che va a sostituire quella in presenza, non ci sono assolutamente problemi di sorta. Anche perché possiamo farvi vedere la modalità live presenter, quindi direttamente dalla calcolatrice, e darvi consigli sulla didattica digitale integrata, quindi regole pratiche d'uso con i vostri studenti e consigli. Sono domande, Virginia? Ma altri, ad alcune domande su Abbiamo alcune già risposto. cose ho risposto direttamente perché slider e alcune questioni. Ho lasciato detto che nel caso in cui ci fossero dei punti oscuri su questa splendida costruzione che ci fa Luigi come luogo geometrico sulle funzioni, saremo in grado di rispondere ed eventualmente, siccome è veramente interessante e è stato stimolante anche la vostra scorsa, perché mi hanno detto che aspettano diciamo con molto la registrazione anche pregressa, magari ci adopereremo a preparare dei passi o delle piccole schede, proprio perché credo che effettivamente questa costruzione come luogo geometrico a noi insegnanti, quando dobbiamo spiegare alcune cose, sia estremamente importante e mette in evidenza alcuni misconcetti e permetta proprio di creare quelle modalità di flip lesson e di didattica proprio che va a o di didattica sincrona che va a compensare alcune cose. Suggerisco, come ha detto Raffaella, che i tutorial di Elia possono essere dati agli studenti proprio come
modalità asincrona, e poi se spunto per costruire la lezione successiva non frontale, ma magari dialogata con tutte le modalità breakout room e così via, che adesso sono pronte. Benissimo, Ok? bene. Bene, salutiamo tutti, vi ringraziamo ancora, vi aspettiamo mercoledì. Ciao ciao a tutti. Iscrivetevi, anche quello del 2 di dicembre, vi aspettiamo. Grazie, a presto. Grazie. Grazie, buonasera, Grazie. grazie.